Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Joepa17 e oggi siamo tornati in un nuovo episodio dell'Infotime, il nostro classico appuntamento settimanale dove ragazzi come sempre vi svelerò gli eventi che si svolgeranno questa settimana sui vari giochi che normalmente vi porto sul canale. Come sempre ragazzi vi ricordo di guardarlo tutto questo video, tanto è brevissimo, e mi raccomando date un'occhiata anche alla sua descrizione perché vi ho inserito tante informazioni che vi potranno tornare utili per partecipare a questi eventi. Prima di iniziare ragazzi volevo avvisarvi che questa settimana non sarò online su ARMS, però tornerò online su questo titolo settimana prossima. Ma adesso come sempre direi di partire da Mario Kart 8 Deluxe. Visto che il torneo di settimana scorsa è piaciuto a molti, ho deciso di riproporvi qualcosa di simile anche per questa settimana. Il torneo si chiamerà Mew vs Mewtwo e si svolgerà il 10 marzo dalle ore 19 alle ore 20. Sarà un torneo speculare, 8 gare, potrete utilizzare solamente le moto e potrete utilizzare solamente gli oggetti devastanti. Per questo torneo ragazzi potrete utilizzare il personaggio che vi piace di più, ho deciso di non suggerirvi nessun outfit particolare. Il codice per partecipare a questo evento è 04 21 47 67 56 91. Se per caso è la prima volta che partecipate a un torneo su Mario Kart 8 Deluxe, vi ho lasciato le istruzioni nella descrizione di questo video su come utilizzare il codice che vi ho appena dettato e che vedete a schermo. Visto ragazzi che questo è il 150esimo episodio dell'Infotime, ho deciso di mischiare un po' gli eventi, quindi Splatoon lo vedrete più avanti nel video. Direi di passare a Rocket League. Questa settimana ragazzi sarò di nuovo online sia su Switch sia su PS4, su entrambe le console l'11 marzo dalle ore 18.30 alle ore 19 su Nintendo Switch e dalle 19.15 alle 19.45 su PS4. Per partecipare a questi eventi naturalmente dovete possedere il gioco, su PS4 dovete possedere anche il PS Plus che è obbligatorio per giocare online, e per unirvi alle partite private che giocherò insieme a voi basterà andare su Gioca Online, cliccare su Unisciti a partita privata e inserire il nome del torneo e la password che vedete lì sopra. Il nome del torneo è Rocket Cup e la password 12345678. Il mio profilo PS4, a cui dovete inviare la richiesta d'amicizia se volete partecipare agli eventi che organizzo su Rocket League per PS4, è Joepa17, mentre il mio profilo Switch lo potete trovare nella descrizione di questo video. Come ho già fatto nell'ultimo episodio di Rocket League per Nintendo Switch, in ogni nuovo episodio di Rocket League, ragazzi, alla fine del video inserirò sempre una classifica dei tre gol più belli che sono stati realizzati durante l'evento. Va bene ragazzi, eccoci arrivati su Miniguns, sono molto contento che questo titolo vi stia piacendo molto, ho visto che tanti l'hanno scaricato, vi ricordo che è gratuito e lo potete scaricare gratuitamente sul vostro PC direttamente da Steam oppure sul vostro smartphone. Questa settimana ragazzi sarò online il 6 marzo e il 9 marzo dalle 21.30 alle 22. Per partecipare agli eventi che organizzo e organizzerò su questo titolo naturalmente dovete scaricarvi il gioco e unirvi al mio clan, il nome lo potete trovare nella descrizione di questo video. Inoltre dovrete rispettare le 5 regole che vedete a schermo, soprattutto ragazzi la seconda, mi raccomando ricordatevi di tenere attivo il vostro profilo, se no dopo 5 giorni verrete espulsi dal clan. Naturalmente però potrete reinviare nuovamente la richiesta per unirvi di nuovo al clan. E adesso ragazzi è il momento di parlare di Splatoon 2. Il video con le partite che abbiamo giocato settimana scorsa è già online, vi ricordo che si tratta dell'episodio 49. Questa settimana sarò nuovamente online, però ragazzi nella lobby pubblica, perché ho bisogno di guadagnare altri punti esperienza per poter raggiungere il livello 21 e quindi sbloccare anche nuove armi. Ho visto che è stata introdotta una nuova mappa che proveremo naturalmente insieme. E sarò online il 7 marzo dalle 18.30 alle ore 19.30. Ho ancora dei posti disponibili sul profilo che utilizzo per giocare a questo titolo, quindi se volete inviarmi la richiesta d'amicizia potete trovare il codice ID nella descrizione di questo video. Va bene ragazzi, come sempre mi pare di avervi detto tutto. Vi ricordo di seguirmi sulla mia pagina ufficiale Facebook, sul mio canale ufficiale Telegram, sul mio profilo ufficiale Instagram e su recordinggame.it. Come sempre ragazzi, ogni lunedì troverete sul canale un nuovo Infotime e vi ricordo di controllare anche la sezione community del mio canale YouTube, perché
come per esempio ho fatto oggi pomeriggio, vi posterò magari dei messaggi per comunicarvi quando sarò online per degli eventi extra. Per esempio questa sera dalle ore 20:30 alle ore 21 sarò online per un evento extra su Splatoon 2 per giocare con voi delle partite nella modalità Salmon Run. Come sempre ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui nell'Info Time. Alla prossima ragazzi!